politici Infatti, perché in pochi. Allora, trasmissione. una cosa, Sì, dobbiamo fare una ma piccola. prima cosa, ma cosa fa? Vai. Non so, gestisce il parco archeologico di Pompei? Cosa sta facendo per la vita? Allora, devo fare una premessa per spiegare questo intervento di Cristian Rocca. Perché Cristian Rocca, oltre a scrivere su Sole 24 Ore, che non è certo qualcosa di importante, anzi, la vera cosa importante è che è un grande difensore della Juve sin da sempre, ma a noi interessa nel periodo più duro, quando tutti i VIPs lo chiamavano Moggiopoli, ci devono mandare in B, in C, in D, che vergogna aver vinto questi scudetti. Cristian Rocca riportava un po' le nostre idee, anzi, Da New York. anzi erano le sue, riportate sul suo blog, che ricordiamo è camilloblog.it, un bellissimo blog che non parla Sì, solo molto di calcio. gentile. Anzi, All'epoca era inviato del foglio, no? sì, all'epoca A del New York. foglio, però era soprattutto juventino, poi il resto, ripeto, Cristian, Non tutti conta quanti, niente. soprattutto del tuo tifo, penso, più che di tutto il Ma no, resto. assolutamente, E no? lui, e Questo. Cristian, però, nelle sue analisi ha sempre, questa è una cosa che ti chiedo subito, perché è una domanda che ci ha fatto tanti ascoltatori anche su vecchiasignora.com e sugli altri forum. La domanda è questa: perché il tuo bersaglio, tra virgolette, ecco Bolli Gigli, quando probabilmente non era uno col più grande potere decisionale, c'era la proprietà John Elkann, c'era Blanc che aveva sette cariche insieme, perché il tuo bersaglio era Bolli Gigli? Ma intanto scusami, ai tempi di Moggi non se la sono presa, non hanno detto Agnellopoli, hanno detto Elcanopoli, hanno detto Moggiopoli, Poteva perché essere dirige. Blancopoli allora. E vabbè, ma Blanc, tutto sommato, nella sua incompetenza calcistica, si occupava di tenere i conti, e si occupa ancora di tenere i conti a posto, del marketing, dello stadio, di cose che servono in una società calcistica. E lui era invece la faccia, che anche perché poi era l'unico che parlava italiano in tutto il nuovo gruppo dirigente, e poi diceva delle cose, se vi ricordate, pazzesche. Per cui io sul blog, sul foglio dove scrivevo allora, ma anche sulla prima pagina di Tutto Sport, mi chiedevo continuamente: ma quanti scudetti ha vinto la Juventus, signor Cobolligini? Se tu ti ricordi, voi vi Sì. ricordate perfettamente. Ma io ripeto, ma cosa fa a Pompei adesso, Cristian, ma Cobolligini? tu volevi il confronto in diretta, io te l'ho evitato. Non so se tu avresti preferito No, avere. per carità, io guarda, sono finalmente quindi è contento di non dovermi occupare più di questi aspetti, diciamo, societari, dirigenziali, di calciopoli, eccetera, perché Perché come. Andrea ti convince? Ma sai, cioè, mi convince, sì, la risposta breve è sì, la risposta un po' più articolata è questa. Io prima me ne occupavo, come hai ricordato gentilmente tu, perché non c'era la società che dipendeva da Juventus, anzi era la principale accusatrice dei 9-10 anni precedenti. Non c'era nessuno, neanche di quelli deputati a fare questo mestiere, uffici stampa, giornalisti, simpatizzanti, nessuno che se ne occupava, e quindi allora io ho preso una pausa, diciamo, dall'Afghanistan, dall'Iraq, dalle questioni di cui Certo. mi occupo per occuparmi delle vere cose importanti della vita, e quindi ho cominciato a scrivere. Adesso c'è un presidente che dice le cose giuste da dire, che sta facendo anche le mosse giuste, con parsimonia, con cautela, con moderazione, ma con la barra dritta rispetto alle cose che tutti sappiamo, cioè che abbiamo vinto 29 scudetti, che due ci sono stati sottratti ingiustamente, e che se doveva andare qualcuno in bio essere punito, probabilmente c'erano altri con colpe maggiori delle nostre, ammesso che quelle fossero colpe. Quindi non mi occupo più di queste cose qui, quindi ha fatto bene a non farmi un confronto con Cobolicini, ma ripeto, che fa adesso Cobolicini? Non lo spiegate, cosa fa nella vita? Ma ha mantenuto un po' di incarichi rappresentativi e dirigenziali, ma fuori dal calcio, quindi Ah, si occupa d'altro, diciamo. Però ha ok. detto resta grande tifoso della Juve, l'ha detto lui, No, però insomma, io una quindi cosa siamo volevo dire d'accordo. adesso. Dunque, Sì. innanzitutto stiamo aspettando un altro ospite, Cristian. Premesso che anche noi ho smesso per un periodo praticamente, anzi, ho ancora smesso di fare l'assicuratore in parte, e lui l'avvocato, perché occupandoci sempre di cose Juventus, praticamente Ci hanno io. costretto a sostituirci. Esatto, no. Adesso piano piano rientreremo.
nei cosiddetti ruoli normali, però adesso volevamo farti sentire un'intercettazione che è vecchia, che tu forse hai già sentito, che non è una novità, però poi commentarla perché diciamo, ridiventa in qualche modo attuale visto il problema mediatico della Juventus, e questa intercettazione dimostra come il problema esiste oggi, esisteva all'epoca della Triade, esisteva probabilmente, anzi sicuramente all'epoca anche di Boniperti e prima. Allora, in attesa dell'altro ospite, aspetta, no, salutiamo forse sì, saluterei Raffaele Genà intanto, che è con noi, che è il presidente Leonardo Juve Club Rai, oltre che tutti i suoi ruoli al TG1 e nella Rai. Salve Raffaele. Vice direttore del TG1, dove noi siamo stati l'altro giorno e abbiamo visto vis-à-vis Andrea Agnelli e Marotta, che insomma erano lì per presidente, salve. Buonasera a tutti, buonasera. Presidente, benvenuto. È in linea anche Cristian Rocca del Sole 24 Ore, siamo tra juventini veri, come si suol dire. Ah, bene, siamo in ottima compagnia, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, sentiamo l'intercettazione. Raffaele, ti facciamo sentire, non so se hai sentito l'introduzione di Antonello, partiamo da un'intercettazione che noi abbiamo già sentito, ma poco si è sentita, che concerne proprio la Juventus e il rapporto con i media, così poi partiamo da voi che siete rappresentati due realtà molto importanti. Sentiamo.